All'indomani del voto politico che ha segnato la sconfitta del partito chavista, i venezuelani vanno in cerca di analisi e notizie sui quotidiani. Il MUD, ossia il tavolo dell'unità nazionale, otterrebbe circa i 2/3 dei 167 seggi del Parlamento di Caracas e forse di più. Magnifico, mio hermano, magnifico. Quello che si chiedeva era un cambio. È magnifico, il popolo voleva un cambiamento e il cambiamento poco a poco arriva. A tutto il popolo venezuelano, perché salì a partecipare con il voto. Il presidente Nicolás Maduro ha riconosciuto la sconfitta della sua compagine politica e ha attribuito l'insuccesso a un deliberato tentativo dall'estero di strangolare l'economia venezuelana. Cosa cambia adesso per l'Unione Europea? Un Parlamento dominato dall'opposizione favorirà le relazioni con l'Unione, perché abbiamo sempre avuto dei contatti stretti con l'opposizione democratica. Hanno il sostegno che l'Europa assicura alla democrazia e ai diritti umani. Con una maggioranza qualificata di 3/4, gli antichavisti potrebbero approvare leggi autonomamente o perfino convocare un'assemblea costituente o mettere sotto impeachment il presidente.